articolata e complessa, un vero e proprio sistema che si dà appuntamento ancora una volta a Vicenza Oro per fare bella mostra di sé, soprattutto della grandissima capacità del Made in Italy, della cultura che lo anima. Il mondo del gioiello e dell'oreficeria attendevano Vicenza Oro gennaio 2023 come una edizione da record. Effettivamente i numeri stanno dando ragione, il grande flusso di persone che abbiamo visto e raccontato in questi giorni all'interno dei padiglioni continua a testimoniarlo. I dati ufficiali non ci sono ancora, ve li racconteremo nei prossimi giorni, intanto però andiamo a dare un primo sguardo alle statistiche che abbiamo raccolto. Parlava di edizione da record all'inizio, numeri che effettivamente sono stati confermati, forse addirittura superati. Partivamo già da una bella base, perché il numero di espositori e l'occupazione di padiglioni era già da record, e adesso stiamo vedendo degli ottimi numeri di visitazione. Questo significa che il mondo è tornato a Vicenza Oro, abbiamo visto veramente tanti paesi, tanti corridoi affollati, quindi aspettiamo l'ultima ora per dare i numeri, ma stiamo guardando veramente un'edizione straordinaria. Le community rispondono. Le community rispondono, dalle tecnologie, dalla produzione e anche tutti i nuovi progetti sull'orologio hanno dimostrato la loro forza. Stanno andando bene, il Vio Vintage è veramente partito, il B2B Time è partito adesso e ci dà buone speranze per il progetto che abbiamo in mente.